Ciao ragazzi, benvenuti su Italian Film Collector Channel, Home Video Mania. Sono qui per presentarvi gli ultimi arrivi, alcuni a fine settimana, alcuni ad inizio perché siamo sole a martedì. Sono gli arrivi di Piano 9 di Daniele Francardi e di Amazon. Daniele Francardi, proprietario appunto di Piano 9, sarà felicissimo di questo accostamento ad Amazon. Scherzo Daniele. E niente, ragazzi, il tutto dopo la sigla. Ed eccoci qua, quindi partirò direttamente con gli arrivi da Piano 9. Gli arrivi non sono tantissimi, però ragazzi sono tutti titoli interessanti. Allora, il primo è La Matassa in DVD di Ficarra e Picone, edizione Medusa. E niente, questi sono quei titoli che io, siccome Daniele è molto bravo quando fa le vendite, sono televendite vere e proprie che fa su Facebook, sa incuriosire, quindi ovviamente nella maniera giusta, non vi vende monnezza per chissà che, quindi consiglia anche. Io questo film con Ficarra e Picone non l'ho mai visto. A me loro non dispiacciono, a differenza di qualcuno, e niente, ho letto in giro che comunque è un bel film, quindi ho voluto recuperarlo perché mancava nella mia collezione. Come contenuti extra abbiamo 2 di 2, il cinema di Ficarra e Picone, a cura di Mario Sesti, il ciacchista, il mestiere pericoloso, backstage, galleria fotografica e trailer, quindi anche un'edizione abbastanza corposa per noi collezionisti. Vi leggo un po' la trama. A causa di liti irrisolte da parte dei rispettivi genitori, i due cugini Gaetano e Paolo, uniti in gioventù come fratelli, non si parlano più da 20 anni. Esuberante e prepotente il primo, più remissivo il secondo. Complice la socia in affari di Paolo, si ritroveranno nuovamente a confronto. Apparentemente incapaci di seppellire i vecchi rancori, i due riprendono così a darsi battaglia, coinvolti in una sarabanda di equivoci e divertenti avventure dall'esito inaspettato. E quindi questo è La Matassa di Ficarra e Picone. Comprato usato, ragazzi, non ricordo, 3-4 euro, 2 euro, ora non ricordo il prezzo. Scusatemi, non sono al 100% ancora, ormai queste influenze sembrano lasciarci più. Qui è rimasto anche il prezzo, questo l'ho pagato appena 4 euro, ma ero convinto di aver preso qualcosa per aprire film, ma non ho preso nulla. Allora, questo non è altro che un documentario su Sergio Leone da parte di Ripley Film, cioè pubblicato da Ripley Film, Ripley Home Video, anzi, per la precisione. Ripeto, pagato 4 euro, soli 4 euro. Nuovo sigillato, come potete vedere, e cinema Sergio Leone, regia di Carl Spratz e Manel Mayol. Ora vi leggo dietro cosa c'è scritto. Un figlio d'arte di precoce e sorprendente versatilità, Leone è ancora oggi uno dei più popolari e amati registi italiani nel mondo. Autore di film indimenticabili come Per un pugno di dollari, C'era una volta il West, Giù la testa e C'era una volta in America. Tra l'altro il mio film preferito in assoluto di tutti, quindi è al primo posto della mia personale classifica. La vita e le opere di uno dei grandi maestri del cinema italiano, Sergio Leone, in un ricco ed affascinante ritratto ideato e realizzato da Carles Pratz, una messa di testimonianze inedite di collaboratori: Tonino Delli Colli, Sergio Donati, Ennio Morricone, gli attori Gianni Garco, Marianne Koch, registi Dario Argento, Fernando Di Leo, Florestano Mancini e critici Christopher Freiling e Luca Verdone. Ne ricostruiscono ogni aspetto della sua attività creativa. 2 ore di grande divertimento per scoprire i segreti nascosti dietro i suoi capolavori. Ragazzi, io proprio qualche giorno fa avevo visto uno altrettanto bello, vabbè, questo non lo so se è bello, uno bello su Sky, su Sergio Leone. Comunque all'interno c'è il DVD e abbiamo anche un mini booklet di una pagina, ma c'è 4 euro, ragazzi. Grazie Daniele, grazie Piano 9.
Poi altro arrivo, ma non so se mi sto dimenticando qualcosa, sapete? Non, forse erano solo questi. Bah. Vabbè, qui ho pagato 6 euro, è un fuori catalogo, questo della Classics, dei classici ritrovati della come dire, della Sinister, un film con Sylvester Stallone, quella sporca Ultima notte, e c'è anche Ben Gazzarra, che bellissima copertina, usato perfetto come dice Daniele Francardi, quella sporca Ultima notte, notte restaurato in HD, un giovane Sylvester Stallone e Ben Gazzarra nel biopic su Al Capone. Cavolo, oddio. Ascesa e caduta del gangster più potente e temuto di tutti i tempi, l'inesorabile scalata di Al Capone, Ben Gazzarra, dall'affiliazione alla gang dell'amico Torrio al controllo della prostituzione del racket di Chicago, i traffici, la lotta senza esclusione di colpi con la polizia, il processo e la condanna all'evasione fiscale in seguito al tradimento di Frank Nitti. Sylvester Stallone sconterà una pena di 11 anni ad Alcatraz, uscendone fisicamente e psicologicamente devastato. Steve Carver dalla regia, ragazzi scusatemi, non ce la faccio proprio, Corman produttore davanti alla macchina da presa, il versatile Ben Gazzarra con John Cassavetes e allora semisconosciuto Sylvester Stallone per un affresco sulle gesta criminali del boss italo-americano Al Capone. Quella sporca Ultima notte copre un arco di tempo che va dal 1818 al 1931, aderendo a uno stile biografico fedele e percorso cronologico scandito da episodi. Cronache e un po' di invenzioni si compattano dando origine a un racconto segnato ad un ritmo alto dal suono delle mitragliatrici e da una recitazione sempre sul pezzo. Apprezzabili la narrazione essenziale e la precisa ricostruzione ambientale, un gangster movie feroce, violento ed epico. Questo è quella sporca Ultima notte. Niente ragazzi, qui mi sono incuriosito parecchio, preso a scatola chiusa, non conoscevo il film. Poi ultimo arrivo da Piano 9, sperando di non essermi dimenticato nulla, è questo libro di Antonio Tentori, La notte degli assassini, cult movies, thriller italiano anni 70. Chi mi segue sa che è uno dei miei generi preferiti, se non il preferito. È uno Shutter edizioni. Quindi, prezzo di copertina 14 euro, pagato solo 9 euro, assolutamente nuovo. La notte degli assassini, cult movies del titolo del thriller italiano, anni 70, esplora il territorio del genere, che pur derivando dai gialli di Mario Bava dal decennio precedente. Negli anni 70 si manifesta in maniera compiuta e in tutta la sua carica dirompente, trovando in Argento e Fulci due degli autori più rappresentativi. Il libro è un dizionario che non ha pretese di esaustività, ma esprime le personali preferenze dell'autore nell'ambito del cinema thriller di questo irripetibile periodo. Eh sì ragazzi, ci sono i vari film riportati, questo è bello bello bello, eh? Bello bello bello. Niente, finiti gli arrivi da Piano 9, passiamo agli arrivi da Amazon. Il primo è Gli occhi del diavolo in 4K, tra l'altro sono tre titoli, tutti e tre in 4K. Questo qui preso in offerta, chi mi segue il mio canale Telegram l'ho messo anche li, pagato meno di 8 euro, 7,60 euro. Ovviamente ragazzi ricordo che chi ha Prime sono comprese spedizione, potete prendere anche questo solo pezzo, non pagherete un euro di spedizione e vi arriva in un giorno, ma poi 7,90 euro. O 7,80 euro, ora non ricordo, ma cosa vi comprate? Un bel 4K. Il film non l'ho visto, tra l'altro è 4K e Blu-ray, sì, 4K e Blu-ray, prodotto dalla Eagle, con circa un'ora di contenuti speciali. La realizzazione degli occhi del diavolo. Ragazzi scusatemi, ma è davvero difficile, io già sono un po' quello che sono, poi quando c'ho anche il mal di gola proprio è il completo. Poi abbiamo Nathan Barr, ci parla della colonna sonora Trucchi diabolici, il film in 4K HDR, l'italiano 5.1 DTS HD Master Audio, quindi anche in italiano abbiamo il 5.1 DTS HD Master Audio,
Niente, vi leggo un po' la trama. In risposta all'aumento globale delle possessioni demoniache, la Chiesa Cattolica riapre le scuole di esorcismo per formare i sacerdoti al rito dell'esorcismo. Su questo campo di battaglia spirituale sorge un'improbabile guerriera, una giovane suora, Suor Anne. Anne. Sarebbe alle sue, sebbene alle suore sia vietato eseguire esorcismi, un professore riconosce i doni di Suor Anne e accetta di addestrarla. Spinta in prima linea spirituale con il compagno di studi Padre Dante, Suor Anne si ritrova in una battaglia per l'anima di una giovane ragazza che crede sia posseduta dallo stesso demone che ha tormentato sua madre anni fa. Presto si rende conto che il diavolo vuole una sola anima, la sua. Bella edizione, poco poco, pagato poco poco. Ragazzi, questo è The Fableman, non c'è bisogno di presentazioni. L'ultimo film di Spielberg, film che ho visto al cinema, scusate ancora, non vedo l'ora di vederlo a casa in un video in 4K. E niente, ora vi lascio il link, perché ragazzi, su DVD Store ad esempio è già andato fuori catalogo. Questo qui sta sparendo, quindi compratelo ora a 14-15 euro, quello che è, e non fatevelo scappare, perché è un film bellissimo, a mio modesto parere. So che a qualcuno non è piaciuto, ma... E niente ragazzi, non vi leggo la trama, vi leggo soltanto il comparto tecnico. C'è l'italiano in 5.1 DTS Master Audio, quindi sia sul 4K che sul Blu-ray. E abbiamo anche il Dolby Vision per il 4K. Non so se qui c'è il Dolby Vision. No, quindi questo non è Dolby Vision, qui sì. Ok, questa è in edizione, sempre Eagle. Infine, l'ultimo arrivo, è ultimo, non credo che sia l'ultimo di questa settimana, è The Exorcist Believer. Quindi abbiamo l'esorcista, il credente. Ve l'ho letto prima in inglese, con il mio ottimo inglese, e in italiano. E niente, questa è una bella steelbook, 4K, Universal tra l'altro. Ragazzi, Universal sarà tra poco distribuita da Plyon. Allora, dovete capire, scusatemi, non voglio essere così presuntuoso, qualcuno magari non lo sa, quando a volte pure si legge in giro quella casa lì vuole uscire dal non video, non è proprio così, è che molte major decidono di affidare il comparto home video, quindi la distribuzione dell'home video e tutto ciò che deriva appunto la cura dell'home video, a società esterne come Eagle, come Plyon, che comunque sono dei colossi nell'ambito, quindi stiamo tranquilli. E niente, volevo togliere, però ecco, spero che quando passa a Plyon finiscono queste storie di flyer sottili, brutti e con colla. Allora, faccio vedere prima la steelbook, che è la cosa più importante. Film che ho letto pareri discordanti, la steelbook è molto bella, devo dire la verità, Guardate nella sua interezza. Abbiamo il 4K e il Blu-ray, vediamo all'interno come si presenta. Ragazzi, scusate, ma faccio davvero fatica a parlare, Non me l'ha ordinato il medico di fare i video, li faccio con piacere, ci mancherebbe. Allora ragazzi, a dire il vero, questa qui l'ho presa a prezzo pieno e all'uscita per farvela vedere appunto sul canale in anteprima, quindi ovviamente è un film che volevo prendere, quindi non è che sono il buon samaritano, però magari potevo aspettare un poco in più. Ho preferito, come faccio altre volte, non lo dico, prenderlo diciamo appena uscito e pagarlo prezzo pieno anche per farvelo vedere, quindi spero sempre che tutto ciò venga un minimo apprezzato, perché comunque sto cercando di portarvi più contenuti ultimamente, potete notare, e sto cercando di ragazzi, il mio scopo è sempre quello, incuriosire.
Ora ho fatto anche uno short, andatelo a vedere, dove invito appunto qualche nuova leva ad affacciarsi al mondo della copia fisica, ok? E niente. Quindi, a 50 anni dall'uscita del più terrificante film horror in grado di sconvolgere il mondo, Blumhouse e il regista David Gordon Green presentano un nuovo capitolo da incubo, L'esorcista e il credente. Dalla morte della moglie, Victor ha cresciuto sua figlia Angela da solo, ma dopo essere scomparse per 3 giorni per poi tornare senza ricordare cosa sia successo. Angela e la sua amica iniziano a mostrare un comportamento spaventoso. La migliore speranza di Victor è trovare l'unica persona che abbia già assistito a qualcosa di simile. Chris McNeil, la inquietante esperienza con la figlia Regan, potrebbe essere la chiave di combattere il male supremo. Abbiamo come contenuti speciali Iniziare a credere, Ellen e Linda di nuovo insieme, Le fasi della possessione, L'inizio, Montare un esorcismo e tanto altro. Qui abbiamo il Dolby Atmos in inglese e tedesco, italiano Dolby Digital 7.1. E niente, niente, abbiamo anche il Dolby Vision. Questa è il flyer. Niente ragazzi, gli arrivi sono finiti, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando le iscrizioni, perché la metà delle visioni sono da non iscritti. Quindi iscrizione, campanella, il like se vi piace e soprattutto ragazzi commentate, fatemi sapere i vostri pensieri, fatemi sapere cosa vorreste vedere sul canale, perché sono comunque sempre propenso ad ascoltarvi. Va bene? Ciao, ci vediamo presto. Ciao ciao.